Buona giornata a tutti, cominciamo la trasmissione, chi vi parla è Claudio Simeoni che porta avanti la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo come ogni giovedì dai microfoni di Radio Gamma 5. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8, Marghera, Venezia. E con me collabora l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti o viceversa, cioè io collaboro con loro. C'è un indirizzo postale che è casella postale 53 Marostica Vicenza e l'istituto ha anche un numero di telefonino, vi ricordo 0338 39 10727, serve più che altro per lasciare giù dei messaggi, per lasciare detto qualcosa. Bene, e la trasmissione di oggi, Magia, Stregoneria, Paganesimo, continuerà il discorso sul crogiolo dello stregone, cioè, e parleremo dell'agguato nel crogiolo del male, cioè come il crogiolo del male distrugge la capacità di agguato delle persone. Prima però di fare questo, oggi voglio fare un'altra cosa ancora, cioè purtroppo cosa succede? Succede che alcuni radioascoltatori ci stanno confondendo con altre cose. Cioè, c'è chi ci dice che siamo comunisti, c'è chi ci dice che siamo leghisti, c'è chi ci dice che siamo anticlericali, c'è chi ci dice. Ce ne dicono un po' di tutti i colori. In pratica è come se tutti quanti, o molte persone, non tutti, scusate, cercassero di tirarci per la giacchetta per farci aderire a uno schema che loro conoscono. Bene. Il nostro lavoro è un lavoro nuovo nel panorama della vita e il nostro lavoro è un lavoro del paganesimo e della stregoneria. Purtroppo c'è anche chi vuole dirci cosa pensare o come noi dovremmo pensare le cose e questo a noi non sta assolutamente bene. Chiaramente chi fa questo lo fa in buona fede, cioè non voglio assolutamente pensare che qualcuno faccia, ma anzi, me ne guarderei bene, ho il massimo rispetto delle persone che cercano di costruire qualcosa loro, cioè, questo non sussiste. Però per me nasce l'esigenza di far comprendere che quello che faccio io, quello che facciamo noi come pagani e come apprendisti stregoni, appartiene al paganesimo e alla stregoneria. I concetti che noi usiamo, cioè il linguaggio che noi usiamo, i termini, i riferimenti, sono termini, linguaggi e riferimenti che sono della cultura di oggi, cioè noi siamo figli di questo tempo, noi siamo figli di questa cultura. Per cui anche se noi innoviamo il pensiero, anche se noi andiamo a cercare il nuovo e a costruire il nuovo, nonostante questo noi lo facciamo sempre con gli strumenti che ci sono forniti in questo momento. Se fossimo stati nel Medioevo avremmo usato gli strumenti del Medioevo, probabilmente ci avrebbero già bruciati. Se fossimo stati ai tempi di Roma antica, probabilmente ci avrebbero bruciati. E allora, cosa che ho fatto? Niente, ho preparato una lettera aperta e pubblica a tutti i radioascoltatori di Gamma 5. Questa lettera può, se qualcuno la vuole, io gliela fornirò. Però voglio leggerla qui in trasmissione. Poi i riferimenti, chi ha da capire, capisce e non ha nessuna importanza. Cioè per noi è necessario far capire come quello che noi facciamo appartiene alla stregoneria e al paganesimo. Le priorità che noi diamo appartengono alla stregoneria e al paganesimo. La lettura della vita che noi facciamo appartiene alla stregoneria e al paganesimo. La lettera dice questo, per favore. Non confondete la stregoneria del paganesimo politeista con gli anticlericali e gli atei, ma vale un po' per tutti. È necessario fare una precisazione per non confondere cose che ad alcuni possono apparire simili. Noi stiamo costruendo il futuro. Non stiamo facendo archeologia. Noi non siamo né anticlericali né atei. Anche se siamo costretti a descrivere il concetto di male, individuandone la sostanza nella fase attuale storica, nel cattolicesimo come applicazione degli insegnamenti del macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth. Noi stiamo costruendo la religione pagana politeista. È da precisare che in questa precisa fase storica l'ateismo e l'anticlericalismo stanno alla stregoneria e al paganesimo alla pari del cattolicesimo. Rispetto alla stregoneria e al paganesimo,
Anticlericalismo, ateismo e cattolicesimo sono la stessa cosa. La stregoneria è l'attività attraverso la quale l'individuo costruisce se stesso. È l'attività che consente all'individuo di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, chiamando le cose col loro vero nome. Per fare questo, costruisce un percorso di libertà in antitesi all'orrore della verità definita. Attraverso questo fare, l'individuo riconosce se stesso come un Dio in continua trasformazione e riconosce il circostante composto da dei che come lui tendono ad espandersi nella loro oggettività. La stregoneria ha al suo centro la forza che spinge ogni essere vivente e che è una costante oggi nell'essere umano inteso come Homo sapiens, come era presente quando l'essere umano era australopiteco, quando l'essere umano aveva forme diverse come quella di un piccolo rettile o di un piccolo topo, o quando come essere unicellulare nuotava nel brodo primordiale, costringendosi a dilatarsi nello spazio e nei mutamenti, risolvendo i problemi del proprio infinito che si trovava a dover affrontare. Questa forza è presente in tutti gli esseri, qualunque sia la loro specie e il loro sviluppo. La ragione a cui cattolici, atei e anticlericali fanno riferimento ed esaltano appartiene alla specie umana negli ultimi 12-15 mila anni. La ragione è solo una piccola isola descrittiva che pretende di imporsi sull'essere umano. L'essere umano esiste da milioni di anni e anziché riconoscere la forza che ha alimentato le trasformazioni, atei, anticlericali e cattolici esaltano la ragione introdotta appena ieri. Il cattolicesimo manipola quest'isola per impedire all'essere umano di diventare consapevole dell'infinito che lo circonda. Per manipolare l'essere umano, il cattolicesimo, come ogni religione rivelata, deve mettere in ginocchio l'essere umano costringendolo alla sottomissione. Il cattolicesimo, partendo dal bambino, costruisce un processo di distruzione dell'essere umano. L'anticlericalismo, nato per combattere il potere dei preti monoteisti e aprire spazi di libertà, esaurita la sua forza eversiva e liberatoria nel sistema sociale, finisce per diventare una forza antireligiosa, una forza antireligiosa che non libera l'essere umano dall'oppressione dell'assoggettamento del Dio padrone, ma impedisce all'essere umano la strutturazione della percezione del circostante al fine di trasformare l'essere umano in una macchina. La descrizione della ragione calata nell'essere umano. La stessa cosa vale per l'ateismo, che nato per negare l'esistenza del Dio padrone e creatore dell'universo, finisce per essere uno strumento per combattere la capacità di farsi Dio e di determinazione di se stesso dell'essere umano. Pertanto, se un certo linguaggio può avvicinarsi a forme anticlericali o atee, per favore, non confondeteci con gli anticlericali. A noi interessa costruire il futuro, il nostro futuro personale, il futuro del nostro sistema sociale, il futuro della nostra specie, il futuro, per quello che possiamo o che ci compete, del nostro pianeta. Per fare questo, prendiamo dalla percezione degli esseri umani i mattoni che ci servono e che i paganesimi passati hanno usato per le loro costruzioni. Li puliamo dalle incrostazioni culturali che non ci appartengono e li usiamo per un nuovo edificio. I mattoni che troviamo e che non ci piacciono, li gettiamo. Là dove non troviamo i mattoni, non abbiamo timore di infilare le mani nella creta e di costruirli a nostra volta. Se io dico che il Gesù di Nazareth è un pederasta, è perché la pederastia, intesa come riaffermazione del possesso degli individui da parte della Chiesa Cattolica, è una costante. Se ne trovano riferimenti nei Vangeli ufficiali. Si trovano dei riferimenti ambigui sia fra il Gesù padrone, di cui la Chiesa Cattolica è la continuatrice, e i fanciulli adolescenti, sia in tutti i Vangeli ufficiali, come imposizione all'assoggettamento alla parola del Dio padrone, di cui i Vangeli ufficiali sono espressione, di cui la pederastia cattolica è l'espressione più estrema. La sessualità di un pazzo inesistente è una sessualità inesistente. Diventa altresì falso, fuorviante,
fuorviante e deprimente usare Vangeli che per 1500 anni se ne stettero sotto la sabbia del deserto per cercare una verità sulla sessualità di un immaginario a cui si riferiscono delle vere e proprie operazioni politiche. Quei Vangeli che non hanno parlo dei gnostici, quelli trovati sotto il deserto, non hanno indicato lo stupro come atto di possesso e sottomissione, ne hanno indicato il modo col quale diffondere il cattolicesimo. Il cattolicesimo li ha combattuti e distrutti. La figura del distruttore del divenire umano è il Gesù dei Vangeli ufficiali. I Vangeli ufficiali indicano comportamenti di possesso e di pederastia e la Chiesa Cattolica l'ha praticata per costruire il suo potere su chi non si poteva difendere, l'ha tollerata e anche oggi, vedi Wojtyla in Austria, ne difende la pratica accusando i mass media di svelarne le attività. Alla stregoneria e al paganesimo interessa che i bambini diventino soggetti giuridici, che sia riconosciuto il diritto giuridico di costruire il loro futuro nel rispetto dei dettati costituzionali propri di ogni singola nazione. Alla stregoneria e al paganesimo interessa distruggere il concetto che i bambini siano bestiame da allevamento. Per la stregoneria e il paganesimo politeista costituisce orrore il fatto che la violenza sessuale sia considerata un reato contro la morale anziché un reato contro la persona e il suo divenire. In Italia solo oggi e faticosamente il dibattito sta uscendo dal ricatto cattolico. La stregoneria e il paganesimo politeista considerano il solo gesto del battesimo un modo per stuprare il divenire del bambino. Perché atei, anticlericali e cattolici tendono a negare questa visione? Perché per loro l'essere umano è creato ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo. Il concetto di caos primordiale o di Osiris Nut appartiene al paganesimo. Ci vuole Darwin e le teorie sulla nube neutrinica perché qualche ateo e anticlericale pensasse ad inserire un mal digerito evoluzionismo nel suo pensiero. Tutti e tre si reggono sulla morale e sull'eticità del dio pazzo, dove non è quello che da fuori entra nell'uomo che lo danneggia, ma è quello che dall'uomo esce fuori che lo danneggia. Per loro è il respiro di libertà che danneggia l'uomo, non la sottomissione. Negano questo o quell'aspetto, ma ne salvano l'eticità. Atei, anticlericali e cattolici vedono l'essere umano soltanto nel cogito ergo sum, dove esiste solo nella misura in cui pensa e solo quando pensa può affermare di esistere. Per atei, anticlericali e cattolici, l'essere umano adulto è apparso all'improvviso saputo, cosciente e consapevole, ignorando il divenuto attraverso la sua natura. Negano l'esistenza di milioni di anni di trasformazioni. Le trasformazioni non rientrano nel pensiero, in quanto non rientrano nella ragione. Negano le trasformazioni avvenute in pancia della madre, nel feto manca la ragione. Negano tutto il condizionamento educazionale subito, sia quando si tratta di condizionamento culturale, sia di quanto riguarda il condizionamento del divenuto della specie. Pensano che sia solo una questione di discorso onesto. Agli stregoni e ai pagani politeisti interessano i meccanismi attraverso i quali l'essere umano si costruisce e i meccanismi che concorrono a produrre la sua distruzione, svelarli e correre ai ripari. Per i cattolici la morte decide fra inferno e paradiso. Per atei e anticlericali la morte è la fine del corpo fisico e della coscienza. Il cattolicesimo concede l'attesa del giudizio del Dio padrone. Anticlericali e atei concedono l'attesa nella scienza come espressione della ragione per prolungare la vita fisica. Costoro tolgono all'essere umano la responsabilità di determinare la propria esistenza, sottomettendolo a delle determinazioni che non gli appartengono. Per anticlericali, atei e cattolici, stuprare il futuro degli esseri umani non è un delitto. Per alcuni stuprati provvede la scienza della ragione. Sono sempre carne da lavoro, carne da cannone, carne da riproduzione.
Per altri stuprati provvede il Dio padrone. Sono sempre carne da preghiera, carne da processione, carne pronta a mettere in ginocchio i propri figli. Ricordiamo come questo coincidere di intenti ha bloccato per 50 anni in Italia il considerare lo stupro un delitto contro la persona. Per gli stregoni e i pagani che concepiscono la vita come un... vi ricordo che questo coincidere è un po' quello che si dice normalmente, coincide la cultura laica e la cultura cattolica. Cioè questa è l'essenza della cultura laica ed è l'essenza della cultura cattolica. Per gli stregoni e i pagani che concepiscono la vita come un'occasione unica attraverso la quale costruirsi nell'infinito dei mutamenti, attraverso l'uso delle proprie determinazioni, essere impediti e stuprati nell'usarle è il peggiore e il più aberrante dei delitti concepibili. Per un apprendista stregone è come tollerare o essere indifferenti all'impedimento che qualcuno avesse progettato per bloccare l'essere unicellulare dal quale la nostra specie ebbe sviluppo nel suo tentativo di uscire dal brodo primordiale. Per i cattolici, gli atei e anticlericali, questo è inconcepibile, né sarebbero in grado di pensarne, nella loro esaltazione della ragione, la tragedia come conseguenza di un tale atto. Tragedie simili vengono costruite da cattolici, atei e anticlericali, in quanto inconsapevoli dello sviluppo dei loro gesti, delle loro affermazioni, delle loro azioni. Non conoscere le conseguenze dei propri gesti non attenua le responsabilità soggettive e morali relative al gesto stesso. Ogni essere è sempre in un brodo primordiale e la sua costruzione è il modo per uscirne. Bloccare la costruzione imponendo una verità è un modo per impedirlo. Non esiste una verità migliore di un'altra, esiste la verità sempre come impedimento. Quando si giudica qualcuno o qualcosa dal punto di vista della stregoneria, le parole sono affermazioni. Le azioni, il fare, le costruzioni e l'esposizione personale sono atti di magia nera, quando distruggono un possibile divenire. Se un giudizio deve essere dato, l'unico metro di giudizio accettabile è la vita quotidiana, il resto non conta. Pertanto, anche se nessuno dei radioascoltatori condivide quanto ho affermato, la vita devono comunque viverla, sia come costruzione della stessa o come distruzione. Le sfide dell'esistenza si presentano sempre, sia che si determinano, sia che si subiscano, e non sono superate attraverso le parole. Davanti a queste sfide, a noi interessa che l'essere umano sia attrezzato per superarle, perché questo e solo questo ci rende forti. Per favore, non confondeteci con anticlericali e atei. Noi siamo pagani politeisti e apprendisti stregoni, noi siamo costruttori del futuro. Ora, chiunque può dire, ma io se io mi definisco in un modo non sono necessariamente quello che dici tu, non è vero quello che dici tu hai detto delle cazzate. Sono perfettamente d'accordo che qualcuno può affermare questo. Il problema non è che qualcuno affermi o non affermi questo, il problema è che il lavoro che stiamo facendo noi appartiene a noi. Cioè il lavoro che noi stiamo facendo appartiene a una nostra progettualità, al nostro sentire, al nostro modo specifico di leggere il mondo. Se qualcuno ha un altro modo di leggere il mondo, sono cose sue. Però a noi, le cose che per noi sono importanti sono talmente importanti da, costituire proprio una via di separazione fra il nostro modo di essere e qualunque altra cosa. Io sono stato ateo anticlericale 30 anni fa, io sono stato un comunista 30 anni fa, sono stato un rivoluzionario 20 anni fa. Ho pagato un grosso tributo a questo mio essere e ho pagato un grosso tributo alle mie trasformazioni. Per cui io le mie trasformazioni e le mie affermazioni, i miei studi, le mie analisi me li sono pagati col sangue, ma sangue vero, non sangue per finta. Per cui non sono disposto che qualcuno pensi che questo sangue possa essere usato per cose diverse o pensarlo in maniera diversa. Il mio scopo è quello di costruire il futuro. Lo scopo degli apprendisti stregoni e dei pagani è quello di costruire il futuro. Per cui per noi è importante leggere la realtà delle cose. Ci interessa molto relativamente
le cosiddette verità. Per noi la verità, vi ho già detto, non esiste. Esiste solo la descrizione della libertà che un individuo raggiunge. La libertà viene descritta e la descrizione della libertà raggiunta da una persona si chiama verità. Però domani il mio percorso di libertà va a costruire un'altra percezione del mondo, un'altra descrizione del mondo, ebbene quell'altra è una verità. Per cui non esiste il concetto di verità, non c'è una cosa che sia vera anziché l'altra, c'è un processo di libertà, è un processo di costruzione dell'individuo in quanto individuo, in quanto soggetto che percepisce il mondo e che dilata se stesso nel mondo, che aumenta la sua capacità percettiva. E questo per me è importantissimo perché quello che noi stiamo facendo è separare la percezione umana per arricchire la ragione. A noi non ci interessa la ragione, non ci interessano i discorsi per chi ha ragione o chi ha torto. Noi ci interessa chi costruisce la vita o chi è nemico della vita. Questa è la vera separazione. Per cui noi non abbiamo ragione. Noi non abbiamo ragione nel senso classico, perché a noi la ragione ci interessa molto relativamente, ci interessa costruire la vita. Cioè ci interessa costruire la libertà della percezione delle cose e costruire la vita. Bene, detto questo, e accetto tutte le critiche che verranno dette da chiunque, perché chiunque ha il diritto di svolgere critiche su di questo. Noi non siamo comunisti, non siamo leghisti, non siamo di nessun partito. Dal punto di vista religioso, apparteniamo all'antica tradizione della stregoneria, l'antica tradizione medievale della stregoneria, l'antica tradizione del paganesimo antico, che può essere qualsiasi tipo di paganesimo, perché non è importante la descrizione del paganesimo, è importante il sentire che ha il soggetto, che ha l'individuo, del mondo che lo circonda. Che poi l'individuo lega il mondo che lo circonda, col paganesimo romano, quello greco, quello cretese, quello egiziano, quello indiano, quello cinese, quello australiano, cioè o gli indiani d'America. Cioè. Questo può esserci una discriminante relativa alla ricchezza delle immagini presentate, questo può essere una discriminante, però qualsiasi percezione individuale del mondo che lo circonda e come lui lo descrive è sempre comunque, rientra comunque nel paganesimo. Quello che noi vogliamo cercare è l'essenza delle cose. Va bene, detto questo, dopo il limite presenterò le nostre iniziative, andiamo avanti invece col crogiolo dello stregone, un attimo solo che prendo fiato, 2 secondi. Ok. Ho preso fiato e sono a posto. Il crogiolo dello stregone, come viene elaborato? Il crogiolo dello stregone parte dal pensiero pagano. Il pensiero pagano dice questo: non esiste una volontà creatrice all'inizio del mondo, all'inizio dell'universo, ma esiste l'esistente che va a costruire la volontà universale. Detto, visto che mi ha telefonato la volta scorsa un amico che ha dei dentellati con quello che è il paganesimo indiano, tolto il fatto che a me tutto quello che viene dall'India lo prendo sempre con le pinze e con le molle, a differenza di altre persone invece, perché ne vado cauto per tanti motivi, il concetto che non esiste una volontà creatrice, ma l'esistente va a costruire una volontà alla fine del tempo, alla fine dei mutamenti, è come dire all'induista che Brahma non Brahma, Brahma, cioè c'è la coscienza di Brahma, si dissolve la coscienza, non esiste più niente, non esiste più niente come coscienza, si trasforma in presente, cioè quello che c'è adesso, e alla fine dei mutamenti, alla fine del ciclo va a ricostruire Brahma, va a costruire la coscienza universale. Ecco, questa immagine è un'immagine che noi potremmo benissimo prendere e sottoscrivere dal paganesimo indù. Chiaramente dopo qual è la discriminante? La discriminante è nell'uso che ne fai, cioè è nell'uso che ne fai, perché un conto è la filosofia del pensiero estratto, come lo faccio, è un conto che è come messo, come noi. Tante applicazioni dei paganesimi o di quello che i cristiani dicevano che era il paganesimo, neanche lo consideriamo, perché non ci serve, cioè appartiene a un modo di vedere la vita che ci è estraneo. Quello che noi prendiamo è la percezione del mondo, è la ricchezza che il mondo ci circonda. Bene, all'interno di questo pensiero, l'agguato, il crogiolo dello stregone, è la capacità dell'essere umano di costruirsi, cioè è l'insieme di cose per quello che noi abbiamo visto, quello che noi abbiamo percepito, attraverso la quale l'essere umano si costruisce. Il crogiolo è l'essere umano stesso che manipola se stesso per costruirsi.
Il crogiolo dello stregone, abbiamo detto, è l'insieme di cose messe in maniera non precisa, imprecisa, che però permette all'individuo di sottrarsi dall'assoggettamento delle religioni rivelate. Questa sottrazione è il primo atto di magia e di stregoneria. Dopodiché abbiamo continuato dicendo che una volta che l'individuo si è sottratto dall'orrore delle religioni rivelate, incontra attorno a lui il mondo uguale a se stesso, cioè il mondo che lo circonda è fatto da dei come lui è un dio, cioè lui sottraendosi dall'essere in ginocchio dalle religioni rivelate è come se andasse a cogliere dall'albero della vita eterna, perché lui praticamente sancisce il suo essere Dio e in quel momento scopre che nel mondo tutte le coscienze che esistono tendono a dilatarsi, tendono a costruirsi con la stessa tensione, con la stessa forza ed egli è uguale a loro. Allora abbiamo detto in quel momento stiamo elaborando il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, perché i quattro canti del mondo sono formati dall'incontro di coscienze diverse che costruiscono i loro cammini. Cioè con gli dèi che ci circondano possiamo camminare assieme soltanto nella misura in cui noi siamo dèi. Se noi ci sottomettiamo, se noi ci mettiamo in ginocchio, cessiamo di camminare assieme e cominciamo a distruggersi. Non è importante come si chiama il Dio padrone è sempre un Dio padrone. Per cui con gli dèi che ci circondano, in quanto noi siamo dei, possiamo camminare assieme. Detto questo, abbiamo detto, però elaboriamo anche il processo attraverso il quale il crogiolo del male, cioè i cattolici, tutte le religioni monoteiste, tutte le religioni aderenti a pulsioni di morte, distruggono la forza dell'essere umano di dilatarsi nel mondo. E allora abbiamo elaborato il crogiolo del male. E proprio dal crogiolo del male, andiamo a leggere l'agguato, come si distrugge il concetto di agguato. Vi ricordo che i concetti del crogiolo dello stregone sarebbero dei concetti normali, sono dei concetti che li troviamo nella vita di tutti i giorni, però sta a noi far diventare dei concetti magici a seconda della volontà e dell'attenzione e della determinazione che nel praticarli ci mettiamo. Per cui un conto è parlarne, un altro conto è praticarli. Bene. Parliamo dell'agguato nel crogiolo del male. Nel crogiolo del male l'agguato è sostituito con sottomissione, dove la sottomissione predispone l'individuo ad essere predato ad un predatore specifico, chi si nutre di energia vitale stagnata. Oltre a costoro, che agiscono essenzialmente nell'ambito della percezione, ci sono i loro rappresentanti nel mondo della ragione, che reclamano il diritto di predare chi è in ginocchio, ma non di energia vitale stagnata, ma di tutti quegli elementi che privano l'individuo della capacità di determinazione nel quotidiano, portandolo a produrre energia vitale stagnata. Si è costruita un'alleanza formidabile fra esseri che si alimentano di energia vitale stagnata e i loro rappresentanti vestiti di molte facce, ma sempre portatori di religioni rivelate e della loro morale. La morale delle religioni monoteiste ha lo scopo di distruggere il divenire umano, in quanto quella distruzione è funzionale alla costruzione del possesso degli individui. Questa morale non è funzionale agli esseri umani, ma è funzionale a costringere costoro a produrre energia vitale stagnata, in ginocchio, davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, nonché di tutti i nomi che acquisisce al fine di mettere in ginocchio gli esseri umani. Privare gli esseri umani dell'agguato significa renderli sottomessi. L'elemento per la costruzione della sottomissione è fede. La fede che blocca il cervello e lo sviluppo dell'essere umano. Ma proviamo a leggere cosa ci dice Kant a proposito della fede nel suo La critica del giudizio. Dice Kant: ora quella teleologica non conduce appunto ad un concetto determinato di Dio, che invece si trova soltanto in un creatore morale, perché solo questo, dà lo scopo finale, al quale non possiamo ammettere di appartenere noi stessi, se non in quanto ci conduciamo conformemente a ciò che ci prescrive e quindi ci impone la legge morale come scopo finale. Per conseguenza, il concetto di Dio soltanto in virtù del rapporto con l'oggetto del nostro dovere, in quanto condizione della possibilità di raggiungere lo scopo finale del dovere stesso, ha il privilegio di valere nella nostra adesione come cosa di fede. Mentre lo stesso concetto non può dare al suo oggetto il valore di una cosa di fatto,
Perché, sebbene la necessità del dovere sia ben chiara per la ragion pratica, tuttavia il conseguimento dello scopo finale di questo, in quanto non è interamente in nostro potere, è ammesso solo a vantaggio dell'uso pratico della ragione e quindi non è praticamente necessario come il dovere stesso. La fede, come habitus, non come actus, è il modo di pensare morale della ragione nell'adesione a ciò che è irraggiungibile dalla conoscenza teoretica. Ricordo che fede è follia, eh? È dunque principio costante dell'animo di tenere per vero ciò che è necessario supporre come condizione del supremo scopo finale morale, a ragione dell'obbligo stesso che ci lega a questo, sebbene in quella condizione non si possa da noi vedere né la possibilità né l'impossibilità, la fede, semplicemente detta, è la fiducia che abbiamo nel raggiungimento di uno scopo, cui tendere è dovere, ma di cui non possiamo scorgere la possibilità e per conseguenza nemmeno la possibilità delle sole condizioni a noi pensabili. La fede quindi non si riferisce ad oggetti particolari che non sono oggetti di possibile scienza o d'opinione. In questo caso, semplicemente in campo della storia, dovrebbe chiamarsi credulità e non fede. È interamente morale. È una libera adesione non a ciò di cui si trova prove dogmatiche per il giudizio teoreticamente determinante, né a ciò cui ci teniamo obbligati, ma ciò che ammettiamo a vantaggio di uno scopo che è secondo le leggi della libertà e che ammettiamo non come un'opinione senza ragione sufficiente, ma come fondato nella ragione, sebbene soltanto circa il suo uso pratico, in modo sufficiente per lo scopo di questa facoltà, perché senza ciò il pensiero morale, mancando di rispondere alle esigenze della ragione teoretica che vuole le prove delle possibilità degli oggetti della moralità, non ha niente di fisso o di costante ed oscilla fra gli imperativi pratici e i dubbi teoretici. Non spaventatevi di tutto questo. A Kant non interessa la fede come imposizione, ma come atto naturale attraverso il quale riconoscere il padrone e l'immortalità che il padrone concede. Dato che il termine fede aprioristicamente cade il dubbio dell'inganno. Dato il termine fede, aprioristicamente cade il dubbio dell'inganno, un dubbio che non sussiste in quanto per Kant non sussiste alternativa all'esaltazione del macellaio di Sodoma e Gomorra, anche se lui usa un linguaggio diverso per imporne la bestialità. Prendo le telefonate quando ho finito il crogiolo, anche se è un po' tardi. Il punto è che per Kant è che Kant non conosce la trasformazione, per lui gli esseri umani sono creati ad immagine e somiglianza del Dio pazzo, e dunque non è ammissibile nessun concetto che si contrapponga ad esso. La fede per lui risolve le incongruenze della ragione. Quanto la ragione non è in grado di dimostrare, lo può la fede nel cristianesimo. Questo è tanto vero in quanto leggiamo una nota sempre della Critica del Giudizio. È ciò che già esprime la parola fides, ma può parer pericoloso che si introducano nella filosofia morale questa espressione e quest'idea particolare, che furono introdotte dal cristianesimo, e l'ammetterle potrebbe sembrare forse solo una lusinghevole imitazione del suo linguaggio. Non è questo però l'unico caso in cui questa meravigliosa religione, con la suprema semplicità del suo discorso, abbia arricchito la filosofia di concetti della moralità più definiti e puri di quelli che la filosofia stessa avesse forniti, e che una volta nati sono liberamente, la sottolineatura è anche nel testo kantiano, approvati dalla ragione ed ammessi come tali che essa stessa avrebbe potuto o dovuto trovarli e introdurli. La pernacchia, immaginatevela voi. Appare del tutto ovvio come esiste la formazione di fede in accordo con libertà. Per Kant le due cose non possono essere staccate. La fede è libertà di espressione del pensiero. Quasi tutta l'opera di Kant va in questa direzione, non soltanto per quanto riguarda il concetto di fede, ma anche per quanto riguarda la formazione delle idee e del pensiero nel suo insieme. È come se Kant affermasse: dal momento che vi hanno fregato, accettate la fregatura liberamente e con gioia. Dove sta l'errore di Kant?
Le versioni della critica del giudizio curate da Kant furono pubblicate fra il 1790 e il 1793, cioè quando Kant aveva quasi 70 anni. Cosa si è dimenticato Kant? Si è dimenticato i 67 anni che ha vissuto prima di scrivere la critica del giudizio, dimenticandosi il percorso attraverso il quale si è costruito e dimenticando le sofferenze nel percorrerlo, ormai accetta le idee astratte del proprio cervello e non dei suoi adattamenti soggettivi alle variabili oggettive messe in essere nel corso della sua esistenza. L'inganno non lo sfiora. Egli ignora completamente il percorso di vita e le scelte che fece per accettare la fede come elemento della propria esistenza, per pensare a Dio come pensiero naturale, all'immortalità e alla libertà come libera manifestazione della sua morale. Egli è convinto di aderire a quella meravigliosa religione perché ha scelto di farlo in quanto esprime il meglio che egli conosca. Mentre egli è convinto di questo, quella religione lo ha trasformato in preda. E lo ha predato, stroncando fin dall'inizio ogni suo tentativo di sottrarsi a quella condizione. La fede, come elemento qualitativo della sua sottomissione, gli si è imposta con tutta la sua violenza, cancellando l'intera sua personalità che chiedeva libertà e sostituendola con un'adesione talmente piena da sfociare in una gioia per non doversi scontrare con quell'accettazione. Ogni altra cosa gli si presenti lo ripugna. Lo ripugna al punto tale da giustificare con giri sofistici l'esistenza della fede e di questa come atto naturale dell'esistenza umana. Vediamo cosa Kant ha cancellato. Ha finito per non vedere, pur di lavorare per costruire la distruzione del divenire umano. Eppure dobbiamo sempre riconoscere che era in buona fede. Con la buona fede e le fette di salame sugli occhi si pongono le basi per la costruzione dei campi di sterminio cattolici. La malafede non sta nel modo di guardare il mondo, ma nella rinuncia soggettiva a guardare il tempo che viene incontro, alla rinuncia soggettiva di chiamare le cose col loro vero nome. Proviamo a leggere da Sante Streghe di Marcello Craveri, edito da Feltrinelli. Le sante, che provengono per la maggior parte da famiglie aristocratiche o comunque benestanti, hanno avuto quasi sempre un'infanzia priva di affetti e un'educazione repressiva. Elisabetta, figlia del re Andrea d'Ungheria, Salomea, figlia di un duca di Cracovia, Elisabetta del Portogallo, destinate fin dalla nascita a matrimoni di convenienza. All'età di 3 o 4 anni vennero cedute dai genitori ai futuri suoceri e allevate in casa di questi da dame di compagnia che si preoccupavano solo di ammaestrarle all'etichetta e ai cerimoniali di corte. Alla rigidezza di costumi e alle devozioni religiose, soffocando o deviando le loro naturali inclinazioni. Margherita, figlia del re Bela d'Ungheria, fu posta in convento addirittura all'età di 3 anni. Altre, rimaste orfane di madre, ancora piccole come Brigitta, figlia di un principe svedese, Isabella di Francia, Emilia de Bicchieri, Orsola, appena ho finito prenderò sue telefonate. Orsola Giuliani furono affidate a parenti o nutrici che per eccessivo scrupolo di responsabilità le educarono con estremo rigore. Altre ancora, come Caterina da Siena e Maddalena de Pazzi, crebbero coi propri genitori ma autoritari e possessivi, incapaci di comprensione. La compensazione alla mancanza dell'affetto materno e paterno è data loro, per effetto dell'istruzione religiosa che hanno ricevuto, dall'immagine della Madonna, madre trepida e affettuosa, e di Gesù tenero e dolce con i bambini. Ma queste immagini non sono mai disgiunte da un senso di tormento, perché si sovrappongono loro la concezione della Vergine addolorata e di Gesù sofferente. Orsola Giuliani racconta nelle sue memorie che a 3 anni gli unici giocattoli erano statuine della Madonna e di Gesù, a cui essa, a furia di baci, aveva fatto sbiadire tutto il colore. Elisabetta d'Ungheria, giocando in giardino con le damigelle di compagnia, faceva in modo che fossero costrette a dirigersi con lei verso la cappella del Palazzo Reale e, dice un suo biografo, se la trovava chiusa piangendo dirottamente ne baciava la porta, la serratura e i muri esterni. Caterina Fieschi confessa che da bambina sentiva tutte le carni affliggersi per il dolore.
quando guardava in camera sua un quadro raffigurato, raffigurante la pietà. Brigitta di Svezia, a 7 anni, vide apparire una donna con vesti raggianti, che le mise in capo una corona e la carezzò sul volto, ma essa sentì le tempie come strette da un cerchio di ferro. Caterina da Siena, ancora bambina, mentre era per strada un giorno, rimase attonita e sbigottita vedendo su una cupola di una chiesa, Cristo vestito a modo e forma di vescovo col pastorale in mano che la fissava sorridendo. Le orazioni, le devozioni, la lettura dei Vangeli e delle vite dei santi e dei martiri sono le occupazioni normali di queste fanciulle. E se nella figura della Madonna e di quella di Gesù si compensa la mancanza dell'affetto dei genitori, i modelli imitativi si riducono per queste fanciulle alle grandi eroine della santità. L'idea radicata in loro da quelle letture, che il merito consista nella rinuncia alle gioie della vita, nei sacrifici e nel dolore, le stimola a seguire quei modelli. Sentendo leggere il compendio della vita di Santa Rosa di Lima, scrive Orsola Giuliani, venne voglia anche a me di fare come faceva lei. Francesca Bussi ricorda che a leggere le vite delle vergini illustri per santità si sentiva stimolata a praticare rigide austerità. Allora si sottopongono a mortificazioni e rinunce, cominciano a digiunare e a dormire sul nudo al legno, proclamano il loro proposito di rimanere vergini per tutta la vita. Ma non è soltanto l'accettazione passiva di un modello indotto, è anche un'inconsapevole contestazione della situazione umiliante della donna nella famiglia. Per esempio, il proposito di osservare il digiuno, come fa opportunamente notare una valente sociologa, già da noi citata, è una ribellione psicologica alla schiavitù femminile di dover ogni giorno preparare e cuocere il cibo, accudire la casa, senza che la sua fatica sia riconosciuta dall'uomo come un vero lavoro. Anche il rifiuto delle vanità femminili nell'abbigliarsi, acconciarsi, curare la propria persona è una protesta contro l'umiliazione di doversi far belle, quale oggetto di desiderio e strumento di piacere per il maschio. Caterina da Siena disprezzava la madre che la sollecitava con insistenza, essa dice, secondo la vituperevole usanza delle donne a lavarsi spesso la faccia, pettinarsi i capelli, et componerli più studiosamente, a radere i peli del viso e del collo, e reagisce con rabbia, mettendo le mani alle forbici, tutti e i suoi capelli si levò via. Poi, al rumore grande della madre indignata, fugge a rinchiudersi nella propria cameretta. Le streghe da bambine non hanno bisogno di imporsi rinunce, che in genere, d'origine molto umile, conoscono già le privazioni a causa della povertà delle loro famiglie, vengono gettate subito nella via in tutta la sua crudezza. Ecco dunque l'agguato portato dai predatori cristiani al divenire umano di cui Kant si pone a guardia. La fede come atto di libertà, là dove la ragione non è in grado di fornire le prove. Menzogne. La fede come atto impositivo costruito attraverso il condizionamento educazionale. La fede come costruzione attraverso un atto di violenza continua nei confronti di chi non è in grado di difendersi. La fede come risultato dell'agguato messo in essere dai cristiani e dai bambini che non sono in grado di discriminarli per poterli sottomettere per l'intera esistenza. Distruggere il divenire umano. Questa distruzione è la macchina da guerra di quella che Kant chiama meravigliosa religione, dimenticando le nefandezze attraverso le quali costringe gli esseri umani a riconoscerla. L'agguato viene messo in atto dai cristiani nei confronti dei bambini, quando questi non sono in grado di difendersi, per trasformarli in prede, prede sottomesse a loro in quanto predatori e produttori di energia vitale stagnata. Per gli esseri di sola energia vitale che si spacciano per Dio Creatore. Il crogiolo del male ha come scopo la distruzione del divenire umano. L'agguato del male agisce quando l'individuo non si può difendere e poi mantiene l'individuo nella situazione di predato costruendo condizioni socio-economiche affinché non sia conveniente sottrarsi alla condizione di predato. Ma chi te lo fa fare? Ormai sei stato truffato, adeguati, accetta la truffa. Non c'è nessuna differenza sostanziale fra gli scopi delle vite dei santi che la Chiesa usa per distruggere il divenire umano dei bambini e
e la filosofia di personaggi come Kant che le università usano per distruggere le concezioni filosofiche di chi intende cercare la libertà del fare per la costruzione del loro potere di essere. Se nella storia contiamo alcune decine di filosofi della libertà, filosofi che cercavano di forzare i limiti della costruzione umana, partendo da ciò che erano, ne contiamo a migliaia, quelli che si schieravano per esaltare quanto fosse bello stuprare chi non era in grado di difendersi e quanti diritti aveva la Chiesa Cattolica nel distruggere il divenire umano. Il lato nero dell'agguato all'interno del crogiolo del male è dato dalla necessità di sviluppare pulsioni di morte, mentre in stregoneria l'agguato è il sistema di relazioni fra coscienze. Nella magia nera cristiana, l'agguato si trasforma in truffa attraverso la quale sottomettere gli esseri umani, distruggere il loro futuro, impedire loro di espandere se stessi nel circostante, rendere gli esseri umani dipendenti dall'attesa della loro distruzione. Il campo di energia vitale degli esseri della natura è altrettanto importante che il campo fisico. La psiche che guida lo sguardo è altrettanto importante dell'oggetto guardato, come degli occhi che guardano. Il sistema elaborativo del soggetto è importante come il soggetto stesso. Non pensiamo a un individuo soltanto per un'espressione del suo essere. Pensiamo a un individuo nel suo insieme. Pensiamo che in un individuo, modificando una parte di quell'insieme, otteniamo una diversa espressione dell'individuo stesso, anche se la vita gira sempre per trovare delle compensazioni e quanto si è alterato e le compensazioni non sono sempre piacevoli a vedersi. L'agguato dei cristiani nella distruzione umana è coperto dalla loro concezione della vita. Tu sei malvagio, non io che ti ho costretto ad esserlo. Usiamo l'agguato per costruire la libertà del fare, per costruire il nostro potere di essere, anche se non sappiamo cosa potrà succedere o quali adattamenti provocare, rimuoviamo gli ostacoli che bloccano il nostro sviluppo e per farlo impariamo l'arte dell'agguato. Questo è il concetto di agguato nel crogiolo del male. Io so che ho tenuto abbastanza lungo, se qualcuno vuole telefonare, io ho finito col discorso dell'agguato, comincerò con la rassegna stampa. Rieccomi qui in trasmissione per continuare la trasmissione di oggi. Io ho un articolo del Gazzettino no, del Gazzettino della Repubblica a proposito del Padre Pio, quello che piace tanto alla gente, quello che aveva le stimate per tutta la vita e poi gli hanno sparito un attimo prima di morire. Bene, Giovanni XXIII mandò una serie di inchieste su questo personaggio. Allora, e fu anche censurato dalle inchieste svolte da Giovanni XXIII. Allora dovete stabilire, quelli che amano molto Giovanni XXIII e Padre Pio, se nel giusto era l'uno o era l'altro. Questo è un problema cattolico, io ve lo lascio così come sta. Andiamo avanti, un discorso che mi interessa molto di più. Dal Gazzettino del 27 settembre 1998, Stefanic. Beatificazione contestata. Wojtyla se ne va vi ricordo il numero di telefono se qualcuno vuole telefonare, 700 700 700 838. Mi riservo sempre di buttare giù telefonate e di rispondere come ritengo opportuno. Stefani dice beatificazione contestata. Il centro Wiesenthal lo accusa di aver collaborato con i nazisti. Alla vigilia del viaggio papale si è riaccesa improvvisamente la polemica sulla figura del prelato, accusato di non solo di non aver denunciato le stragi, ma le stragi di serbi, ebrei e apolidi durante l'occupazione nazista, anzi di aver agito in consonanza col dittatore fascista Ante Pavelic. Cioè questo qua che verrebbe fatto santo da Wojtyla, in pratica è stato uno dei gestori fondamentali, importantissimi, dei campi di sterminio che i fascisti croati costruirono in Croazia in appoggio al nazismo. Pronto? Ciao Ivan. Un attimo che ti metto in linea, scusami. Ok, vai. Ciao, sono Ivan. Allora, niente, forse sono un po' fuori tema, ma è seconda settimana che aspettavo di farti questa domanda, allora ne Sì. approfitto. Ascolta, mi risulta che Gesù abbia detto una frase e desideravo solo sapere l'opinione tua in merito. Quando lui diceva, mi sembrava di averlo letto sul Vangelo di Matteo, quando lui diceva che in verità
Ogni volta che qualcuno fa del male a uno solo di quei bambini che lui aveva, o anche una di quelle persone che lui aveva vicino, è come le avessero fatto a lui. Allora, la frase esatta è questa: chiunque scandalizza uno di questi piccoli che credono in me. No, perché aspetta, guarda, ce l'ho qua, aspetta un attimo, fermo. Sì. Vediamo se un attimo solo, ti rubo solo 10 secondi. Sì, sì, fai. Sai, ho visto delle orecchie, no? Allora, faccio quello. Eccolo qua. Mi sembrava che fosse, dunque, in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, le avete fatto a me. È una, Matteo 25, 35, 40. Questa qua l'hai ripresa non da un Vangelo, l'hai ripresa da un'interpretazione. Sì, 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 ecco. da un'interpretazione. In effetti l'interpretazione è sballata, cioè sono quelle interpretazioni che ogni cattolico si fa per i cazzi suoi. Vabbè, cioè, questi qui sono degli ortodossi. Sì. Invece vai a prenderti la frase esatta e dice più o meno, adesso sto citando a memoria, dovrei prendermi il Vangelo e trovartela fuori. No, ma non perché non chiunque scandalizza uno, cioè è importante perché lui separa, no? Lui separa in assoluto quello che sono quelli che credono in lui e da quelli che non credono in lui. Perché Matteo sta costruendo la sua setta dentro gli ebrei, no? Uh-huh. E sta separando le persone della sua setta dal resto del sistema sociale. Secondo le persone più deboli sono bambini, sono praticamente sono gli strati emarginati, no? Quelli che possono sperare di un Dio che li aiuti. Lui ha paura che qualcuno gli porti via i bambini che lui sta tentando di condizionare. Ho capito, no, perché io le mettevo in relazione con l'altra frase che diceva non fate agli altri quello che lo vorreste fosse fatto a voi, no? Hai capito? Cioè questo mi è venuto alla mente così, due pensieri paralleli e in effetti combaciano, no? O potrebbero combaciare. Posso combaciare, però devi stare molto attento, no? Perché le frasi, queste qua che vengono estrapolate, no? Sono all'interno di un contesto. Certo. Per esempio, ci sono delle frasi, no? Che io sto analizzando sui Vangeli gnostici, che vogliono dire tutta un'altra cosa. Sì, cioè, quando Gesù, per esempio, dice in Matteo e in Marco, chi è mio padre e mia madre, cioè mia madre e miei fratelli, no? Non mia mamma e miei fratelli, ma le persone che credono in me, cioè che credono in Dio. Cioè, sì. Adesso cito memoria, Nei gnostici di Tommaso Didimo, no? Lui mette in discussione, però mentre Didimo mette in discussione il ruolo per liberare la persona, sì. Là invece si mette proprio la separazione dell'individuo per costruire la setta. Ho capito. Cioè, è molto, molto speciali le frasi. Cioè, mi sembra di capire che praticamente siamo 2000 anni fa, più o meno come adesso. Cioè, sì, nel senso che se mi godo da scegliere una via, devo sceglierne i contenuti e non le persone che rappresentano. Esatto. Questo è importante, per tantissime cose, voglio dire, no? Certo. Ok, ti ringrazio. Grazie a te. Ciao. Sì, è importantissimo questo che abbiamo detto, perché una frase, cioè nei Vangeli ufficiali, cioè, innanzitutto non esiste un personaggio, esiste però un corpus dottrinale che se lo sono giocati. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì? Claudio, ciao. Sono Cesarina. Ciao Cesarina. Ascolta, volevo scusarmi per la settimana scorsa che ho parlato di Giovanni XXIII. Ti preoccupare? Sono sbagliata perché già era quando che già era cardinale in Turchia. Sì, ma non ha importanza, sai Cesarina? No, perché Giuliano ha telefonato in Turchia che ha scritto lettere in favore del nazismo, insomma, no, ecco. Diceva mi sono confusa con il colpo di stato dei generali, ecco. Guarda Cesarina, ne facciamo sempre di questi errori, anch'io ne faccio tantissimi nella mia trasmissione. Ecco. Però l'importante non è la citazione giusta, è il senso delle cose, la morale che gli diamo. Sì, sì, sì. No, ma siccome che sapevo, no, mi sono un poco confusa, ecco. Grazie, Cesarina, mi va bene. Sempre. Ciao Claudio, grazie a te. E buon proseguimento. Ciao. Grazie a te. Sì, l'importante non è che la citazione sia esatta o non sia esatta, che noi ricordiamo esattamente l'avvenimento o non lo ricordiamo esattamente. L'importante è il meccanismo, è il senso delle cose, è che noi riusciamo a dare quello che è il senso della cosa.
che poi la citazione sia sbagliata in termini. Cioè, anch'io, per esempio, non so, tipo imperatori romani, ho sbaglio sempre fra Diocleziano e quest'altro. Cioè, addirittura per i microfoni di questa radio ho parlato della Mingarda a posto dell'amigdala o una roba del genere. Ho detto chetamina anziché o meglio, ho detto cheratina anziché chetamina, che sono due cose completamente. Cioè, che cazzate, ne diciamo sempre. Quando specialmente le cose sono tante, è facile che ciò sia. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Sì? Sì, Ciao. buongiorno, mi chiamo Buongiorno. Antonella. Dimmi. Sì.